Buonasera amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata. La tematica di questa serata sarà una tematica che riguarda la salute della persona e in particolare un disturbo che può succedere a ognuno di noi e in qualsiasi ambito noi ci troviamo. E parliamo di disturbi del comportamento alimentare. Cerchiamo di affrontarlo col nostro solito modo di fare. Abbiamo due ospiti graditissimi con i quali interagiremo e cercheremo di circoscrivere, di capire in quale ambito, in quale dinamica ci troviamo. Questa è l'inquadratura, salutiamo subito i nostri ospiti che sono già degli ospiti e dei volti conosciuti per Fano TV e per anche questi divani. Salutiamo subito Cristiana Santini, psicologa, psicoterapeuta, nonché scrittrice. Di diversi libri con la quale affronteremo un po' l'aspetto insomma dell'io, il perché, capiremo che cosa c'è alla base di questo disturbo. E poi il dottor Roberto Ansuini, in qualità di insomma, vicepresidente dell'associazione Onlus Mi Fido di Te, che è un'associazione che appunto sostiene, promuove e cerca di fare un po' di informazione in questo ambito. Quindi cercheremo di affrontare tutti e due ambiti, quello insomma dell'io e quello sociale. Dottoressa, però parliamo, dottor Ansuini, per dovere cavalleresco e anche insomma va benissimo così. Va benissimo, lei è l'esperta, io sono solo uno. Ecco. Dottoressa, cerchiamo di capire di che cosa parliamo, cioè perché sotto questa dicitura disturbi del comportamento alimentare ci può stare tutto e di più. Capiamo la radice di questo problema, che cosa c'è e di che cosa parliamo. Sì, allora i disturbi del comportamento alimentare sono, diciamo oggi, una delle, si chiamano nuove forme del sintomo, no? Quindi sono purtroppo molto presenti e diffusi fra i giovani, meno giovani, quindi diciamo qualsiasi fascia d'età noi abbiamo questo tipo di problema ed è un problema serio perché veramente può non solo portare alla morte in alcuni casi, ma anche comunque rendere veramente difficile la vita sia della persona stessa che si fa portatrice del sintomo, sia di tutta la sua famiglia o di chi gli è vicino in qualche modo. Allora, disturbi del comportamento alimentare sono disturbanti perché sono dei comportamenti che non si riescono a capire, cioè proprio hanno qualcosa che interroga anche chi non è coinvolto, perché sembrano contro natura, no? Però ci insegnano qualcosa di molto importante, innanzitutto che il rapporto che noi in quanto esseri umani abbiamo col nostro corpo infatti non è naturale, non è più naturale. È un rapporto di tipo culturale, cioè condizionato da quello che è la mediazione culturale. Naturale si intende governato dall'istinto, per l'uomo non è più così, noi non mangiamo per fame, ma mangiamo per tutta una serie di altre ragioni, oltre alla fame, ma ormai è quasi l'ultima, soprattutto ovviamente nella società occidentale o comunque insomma dove non ci sono problemi di nutrizione, in qualche modo noi mangiamo, mangiare ha un valore simbolico, ha un valore comunicativo, quindi è chiaro che anche con il comportamento alimentare si esprimono delle cose e qui veniamo al fatto che per capire disturbi alimentari dobbiamo un po' uscire dall'idea medica di malattia. Okay. E pensare ai disturbi alimentari piuttosto come per noi sono un sintomo e come ogni sintomo da un certo punto di vista sono un modo di curarsi. È come la febbre per il corpo, no? A un certo punto noi veniamo a contatto con un virus, per esempio, il nostro organismo si difende con la febbre, che però a un certo punto la febbre stessa può diventare un problema ed è necessario abbassarla. Quindi i sintomi di tipo psicologico, come anche il comportamento alimentare, sono un po' di questo ordine. Il soggetto comincia ad adottare un certo comportamento perché gli dà sollievo, lo fa sentire meglio, però con il tempo questo può diventare esso stesso un problema, anche molto serio, come se rimanesse impigliato, diciamo, nella sua stessa rete. I disturbi del comportamento alimentare, sotto questa dicitura troviamo una gamma molto vasta di problematiche, dai binge eating, cioè mangiatori compulsivi, all'obesità, alle più classiche, più conosciute, bulimia, che è sono comportamenti, diciamo, sono
abbuffate alternate a vomito, per generalizzare molto, o all'anoressia, che è un rinunciare, decidere di non mangiare, quindi a volte fino alle estreme conseguenze. Questa l'anoressia restrittiva forse è quella che spaventa di più tutti noi, perché effettivamente è quella che veramente poi può portare a delle conseguenze, insomma, anche molto gravi. Quindi insomma c'è una ripercussione anche fisica, in cui chiedo una mano al dottore in qualità non solo di insomma, associazione, ma anche proprio in qualità di medico. Insomma, di medico. Di internista, direi. Esatto, sì. Esatto. Perché in qualità di medico nei confronti di questa patologia ho le stesse difficoltà che hanno tutti gli altri genitori. Le altre famiglie. Sì, dal punto di vista clinico indubbiamente sono disturbi spesso subdoli, soprattutto la bulimia è un disturbo molto subdolo, perché non si associa ad una evidenza clinica oggettiva di una sofferenza del corpo, e quindi può dare adito a reazioni dell'organismo a livello cardiaco, soprattutto, che sono le più pericolose, sì, anche molto gravi, per carenze o alterazione dell'equilibrio elettrolitico, fino alla morte improvvisa, oppure proprio l'anoressia, dove lesioni fisiche ben evidenti, con una magrezza che in certi casi raggiunge proprio quello che va oltre il limite del... che la classe medica considera, certo, tale per una normale sopravvivenza. Però è anche vero che per fortuna non si arriva mai a questi estremi, e quindi individuare anche un sintomo, un esame o un parametro che possa chiarirci, o possa farci dire: guardi, sei arrivato ad un punto oltre il quale il rischio è molto alto, questo non esiste purtroppo. Non esiste purtroppo ed è uno degli aspetti che rende ancora più difficile il coinvolgimento del paziente a un programma terapeutico. Quindi insomma non c'è una soglia né in alto né in basso dove possiamo aggrapparci. Questa soglia è individuale, poi lo dirà, sì, credo, anche la dottoressa. In realtà il raggiungimento della soglia, la capacità di capire da parte del paziente di aver raggiunto il limite, spesso è quello che fa scattare il meccanismo di dire: ho bisogno di farmi curare. Ecco. Però questo è diverso per tutti i soggetti. Ecco, quindi dottoressa, visto che non c'è un parametro oggettivo, analitico, strumentale per poter... qui interveniamo sulla persona. Allora io, visto che parliamo di persone, vorrei anche così chiederle di alcuni luoghi comuni che purtroppo spesso ricorrono quando ci sono tematiche sociali che riguardano la persona, così anche di massa, di divulgazione di massa. Parliamo quindi di un malessere, di un non stare bene. Quindi queste sono manifestazioni che sono il campanello d'allarme, un segnale che io sto lanciando. Allora, l'origine del segnale da che cosa deriva? Cioè, capiamo anche il perché uno arriva a ciò, manifesta ciò. Sì, dunque a me preme molto, perché questo poi è ovviamente la lettura, se vuole, psicoanalitica, insomma, di questo, che dire che per ogni persona è un perché diverso. Cioè non ci sono cause generalizzabili. Diciamo che un po' come tutti i sintomi di un tempo rivelano anche un disagio sociale, cioè un problema a livello delle relazioni, del legame con gli altri, con l'altro, che poi è sempre la manifestazione di un problema, di un rapporto con se stessi più profondo. Allora, in qualche modo quello che i disturbi alimentari ci mostrano è che c'è un rapporto alterato con una sostanza, se andiamo a vedere, e da questo punto di vista possono rientrare anche nella grande categoria delle dipendenze, per esempio, cioè di un tentativo di sostituire il rapporto con l'altro con il rapporto con un oggetto, con il cibo. Per voler generalizzare tanto, possiamo anche dire, per intenderci, che è come se il soggetto, ma tutti noi da un certo punto di vista,
facciamo col cibo quello che facciamo con l'altro. Un po' replichiamo nel nostro rapporto, no, con il cibo, con l'oggetto cibo, che è ovviamente denso di significati, perché attraverso questo oggetto passano e avviene le prime relazioni con il mondo esterno del bambino, passano attraverso l'accudimento del corpo e l'alimentazione, quindi il cibo ovviamente assume un grande valore simbolico per tutti noi. E tendenzialmente poi si riproduce un po' qualcosa di uno schema, di un modo di relazionarsi. In questi casi effettivamente noi andiamo a vedere che è una relazione difficile, cioè questo comportamento ci dice che c'è una relazione difficile. Infatti una delle cose, uno dei segnali anche per capire che c'è qualcosa che non va, è il fatto che sarebbero dei segnali importanti quando il soggetto non è tanto se mangia o non mangia, ma che cominci magari a isolarsi, ad avere rapporti più difficili in casa, quindi una serie di segnali che riguardano la relazione prima di tutto. Quindi questo è un po', se capisco bene, non è soltanto insomma se mangio 100 grammi, esatto, o ne mangio, esatto, 60, esatto. Se c'è tutta una serie di cose, esatto, associata anche a questo. A questo, no? Quindi infatti non bisogna poi demonizzare, che so, adesso anche le diete o non diete, perché non è quello il problema. Diciamo, le diete sono un problema in generale per tutti noi, per la nostra società, che tendiamo a questo consumo compulsivo di tutto, dell'oggetto, delle cose, comprare, quindi diciamo è una società bulimica, siamo un po' indotti verso la bulimia. E quindi in qualche modo è piuttosto il fatto che il comportamento alimentare poi si associ ad altre cose, ad altri segnali che sono più importanti, se vogliamo, di quello. Di sì, dopo quello diventa quello che ci spaventa di più, ecco, perché ovviamente poi mette in gioco la salute, quindi dopo c'è, cioè, come genitori in particolare siamo su quello più allarmati, su quello più preoccupati. Anche perché spesso magari per semplificazione, no, se vogliamo, diciamo, ma gli adolescenti, anche qui poi le chiederò se è un quadro soltanto adolescenziale questo, ma non so, hanno dei modelli mediatici che ci rimanda la televisione, le pagine, insomma, le ragazze hanno la famosa taglia 40, taglia, certo, 38, per rincorrere questo modello si sfocia in qualcosa di patologico, certo, che poi non si è più capaci di tornare indietro. Non è così comunque, cioè non è solo così. Ecco, cioè non è così semplice, cioè, ecco, nel senso che diciamo tanti ragazzi giovani sono sottoposti a questi modelli e non tutti manifestano questo problema, quindi ci deve essere nel soggetto una difficoltà già nella relazione con il suo corpo, con se stesso, che lo induce a una ricerca di una perfezione anche fisica e quindi di una identificazione al modello sociale in maniera totale, perché noi dai modelli siamo influenzati, però l'importante è che li prendiamo, li facciamo nostri, poi li buttiamo anche via, c'è, sì, un'elaborazione. Mastichiamo un po'. Esatto, invece qui è come se questi soggetti sentissero un vuoto anche proprio di identità, qualcosa a livello della percezione di se stessi, che li induce a una identificazione invece proprio adesiva, proprio totale a un modello che in genere è offerto dalla società, così. E questo sicuramente il discorso sociale, il sistema sociale non aiuta, perché induce alla omologazione, cioè anche sul piano fisico, sì, spinge a un concetto di bellezza assolutamente che rimanda a una perfezione, a una qualcosa di statuario, assolutamente non umano, non va sul piano piuttosto della differenza, della singolarità, della valorizzazione anche dei difetti, cioè i difetti, se vogliamo, sono le cose che ci distinguono e sono proprio i difetti che ci rendono unici. E quindi da un certo punto di vista è molto importante invece valorizzare tutto quello che ci rende singolari, particolari. Purtroppo noi viviamo in un tempo dove questo non viene fatto, perché è il tempo dove viene valorizzato invece tutto ciò che è certo, funzionante, bisogna funzionare, non bisogna avere dubbi, incertezze, difficoltà, tutto questo che invece
è proprio della natura umana, e questo senso di insoddisfazione, di mancanza, il dubbio è proprio un patrimonio dell'essere umano, è quello che poi lo spinge a cercare soluzioni personali, costruttive di fronte alle situazioni e soprattutto uniche. Invece piuttosto l'idea che ci siano delle risposte universali, delle soluzioni universali e così anche immagini, modelli, un concetto di bellezza universale ovviamente ci appiattisce tutti e ci fa sentire tutti profondamente inadeguati. Ora, in un soggetto già magari fragile, in un momento di crescita difficile, così questo può diventare motivo di ovviamente scatenamento di un malessere ancora più profondo. Forse magari il sentirsi uguale ad altri forse è un che di rassicurante, magari certo. Sono in un contesto, forse per alcuni adolescenti che non hanno dei punti di riferimento molto stabili, molto precisi, sentirsi all'interno di un qualcosa che, no, universalmente accettato come bello, sì, come socialmente vincente, li fa sentire un qualcosa di protetto. No? Dottor Ansuini, però lei è vicepresidente di un'associazione a livello nazionale. Allora, lo spaccato di queste persone è uno spaccato un po' trasversale, cioè adesso ci stiamo focalizzando sugli adolescenti, le adolescenti, però non è così, uomini, donne, varie fasi età, cioè il contenitore è ben pieno. È un disagio, un disturbo che colpisce prevalentemente la fascia dell'adolescenza, quella nel quale i cambiamenti proprio anche della persona, dell'identità sono più forti, insomma. E anche per questo appunto coinvolge il ruolo dei legami familiari e dei legami anche delle relazioni all'interno delle amicizie, perché proprio in questa fase si forma la personalità, si comincia a formare già dai primi anni, però qui avvengono quei cambiamenti importanti. Però è altrettanto vero che sempre di più si ritrovano casi di disturbi del comportamento alimentare in età anche più elevate, intorno ai 30, anche addirittura 40-50 anni, ed è altrettanto vero che se fino a qualche anno fa si pensava che questo disturbo fosse prevalentemente a carico del sesso femminile, in realtà questo non è vero, esistono anche delle forme che in parte ha accennato anche la dottoressa Santini, tipo la bigoressia, tipo l'ortoressia, che sono a carico sia dell'uomo che della donna altrettanto, e sempre più frequenti nei centri che si occupano appunto di questi disturbi, giungono anche giovani maschi adolescenti, insomma, anche in età preadolescenziale. Quindi questa dimostrazione che è un disagio appunto trasversale che interessa tutti. E l'associazione Mi fido di te, come dice il nome, si basa sull'affidarsi, un atto di fiducia, no? Si fida di che cosa? È nata appunto da un comitato di genitori e di pazienti che frequentano il centro per i disturbi alimentari di Todi, che è uno dei pochi centri pubblici dell'ASL 1 dell'Umbria che opera in questo campo, è un centro di riabilitazione, diciamo. È nato questa idea di appunto creare un'associazione di genitori fondamentalmente che possa, insieme a degli professionisti, creare una rete di controllo e anche di aiuto per tutte quelle famiglie che troppo spesso si trovano da sole ad affrontare questo problema, anche perché, come diceva la dottoressa Santini, questo è un problema, è un disagio molto subdolo che esce quasi dalle normali regole di una di vita e che quindi è difficilmente comprensibile e appunto in quanto tale è oggetto di interventi più o meno corretti da parte di tanti amici, conoscenze, professionisti purtroppo non sempre preparati per affrontare queste cose. Quindi le famiglie sono lasciate sole, spesso si intraprendono dei viaggi della speranza in cerca di qualcosa che possa aiutarli ad uscire. Quell'associazione è nata per questo e appunto in questo ambito ha ritenuto che il ruolo fondamentale sia quello di creare tutto un supporto di interventi, di formazione e informazione per le famiglie, che vanno dalla prevenzione,
proprio del disturbo nelle scuole, con gli insegnanti, con tutti certo. quegli ambiti in cui possano essere coinvolte le giovani o i giovani che sono affetti da questa patologia. E quindi questa prevenzione, ma anche proprio un sostegno diretto con degli incontri che vengono effettuati settimanalmente presso la sede di Todi dalla dottoressa Paola Bianchini, che è una filosofa, credo che sia una delle poche filosofe che operano in un centro di sanità pubblica, perché non è prevista la figura del filosofo. E questi incontri vengono effettuati sabato mattina, sono aperti a tutti, ovviamente alle famiglie dei ragazzi che sono ospitati a Todi, ma anche chi vuole può recarsi al Palazzo Francisci di Todi, dove vengono svolti questi. E oltre a questo, sono due volte all'anno vengono effettuati dall'associazione dei seminari genitoriali di due giorni, una o due giorni molto intensi, in cui vengono affrontati proprio quelle che sono le problematiche più importanti di questa patologia, che sono il senso di colpa, per esempio, il perdono, la capacità di ascoltare l'altro, tutti questi ambiti relazionali che aiutano i genitori soprattutto a capire come muoversi, come districarsi in questo, come affrontare le crisi dei loro figli, perché ci sono anche dei momenti certo. davvero drammatici. È una situazione certo. questa che stravolge le famiglie. Se le famiglie non sono preparate, adeguatamente aiutate e seguite, si rischia lo sfascio delle famiglie certo. di fronte a questa situazione che ha un impatto devastante su tutti, sui genitori, sui figli e anche sulle altre relazioni. E poi l'associazione Mi fido di te è anche colei che organizza l'unico master per disturbi del comportamento alimentare, quindi per professionisti, l'unico master che in Italia esiste tuttora, quindi ogni anno siamo arrivati credo alla quarta edizione. La dottoressa Santini è una dei docenti a questo master e quindi collabora qua. E ovviamente nella nostra provincia la Mi fido di te opera affiancando la dottoressa Santini in alcune attività di supporto alle famiglie qua di Fano, ma non solo di Fano, che sono che hanno fatto richiesta di essere in qualche modo aiutate. Il problema vero è che purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale ancora oggi non riconosce appieno la gravità di questa problemi. Patologia e quindi non sono state messe in piedi tutte quelle strutture, quelle attività pubbliche che permetterebbero un controllo più completo di questa patologia. Ecco, quindi ci sono anche delle carenze, purtroppo, in termini di sanità pubblica per supportare non solo chi è affetto da questo disturbo, ma anche tutto quello che ci sta attorno. Abbiamo capito che la famiglia è un punto cruciale. Allora, dottoressa, la famiglia viene sempre tirata un po' per la giacchetta, però, insomma, comunque abbiamo capito, man mano che ne parliamo, che il problema non riguarda soltanto l'individuo, il soggetto, certo. ma è un percorso da condividere con tutti, cioè si devono curare un po' tutti, non solo il soggetto che ne è affetto, ma anche quelli che incidono sulla vita di questa persona, no? Quindi i genitori, i fratelli, certo, le amicizie. Certo. Ma io direi questo, che ovviamente in ogni situazione, io perdonate, ma proprio questa cosa ci ribatto, certo. perché non mi piace che diamo diciamo soluzioni generaliste, cioè proprio così. Allora, veramente ogni situazione è diversa, no? Per cui io ho anche seguito delle situazioni dove la famiglia non è stata coinvolta, perché in qualche modo il soggetto stesso aveva anche un'età ovviamente che lo consentiva, dopo la maggiore età questo lo possiamo fare naturalmente, comunque dai 20 anni in su ci possono essere tante situazioni dove non è poi indispensabile. Se avviene è un fattore veramente molto positivo, ovviamente. Dipende anche dal legame, dal rapporto, da se la persona vive in casa, da tante cose.
Però diciamo che questa benedetta famiglia, che per tanti anni è stata additata e accusata, no? Invece oggi si è scoperto che è una risorsa. Allora, molte volte il problema è che dire che la famiglia è coinvolta induce a un senso di difesa, no? A un atteggiamento difensivo. Perché? Perché genera un senso di colpa, un malessere nelle persone. È assolutamente comprensibile. Allora bisogna specificare bene alcune cose. Allora, uno, non si tratta, quando parliamo di coinvolgimento della famiglia, di qualcosa dell'ordine della colpa, e quindi non c'è da sentirsi in colpa. È una cosa che dico sempre ai genitori: dimenticatevi il senso di colpa, perché voi non avete colpe, nella misura in cui tutto quello che uno fa lo fa non solo in buona fede, ma pensando di far bene. Quindi assolutamente non ci si può accusare, però ci si può interrogare, cioè interrogare su cosa magari di alcune dinamiche, di alcuni modalità anche di pensare proprio a quel figlio o concepirlo, perché in un certo momento storico della famiglia, o perché ci sono si creano una concomitanza di fattori, magari qualcosa della modalità di relazione, del tipo di legame che si è instaurato piuttosto con quel figlio piuttosto che con un altro, perché non sono mai uguali i legami che si instaurano con i figli, certo. Può avere in qualche modo diciamo creato una situazione che ha creato delle condizioni non favorevoli, mettiamo così, però naturalmente questa è una parte della responsabilità eventualmente, perché in ogni caso per la psicanalisi la responsabilità è comunque sempre del soggetto, cioè è il soggetto che comunque ha quel certo materiale, diciamo, quel tipo di legame, risponde in un certo modo, perché quindi c'è anche qualcosa di soggettivo. Ma questo dirlo è fondamentale, perché se io dico che il soggetto ha la sua responsabilità, dico anche che il soggetto può cambiare questa cosa. Cioè, da prendere le responsabilità vuol dire anche pensare che si possono cambiare le cose. E questo è fondamentale. È fondamentale. Se le cose si possono cambiare, mancano pochi minuti sì. alla chiusura, diamo un messaggio anche positivo a chi ci guarda, certo, a casa. Certo. Come se ne viene fuori da questa situazione? Se è possibile riassumerlo in poco. Sì, allora, se ne viene fuori naturalmente non da soli, chiedendo aiuto, facendosi aiutare, cercando, diciamo, dei professionisti che abbiano esperienza. Qua nelle Marche, se vogliamo dire, esatto. Com'è la situazione locale. Facciamo allora, il focus anche la situazione locale è messa male, diciamo, non è una buona situazione, perché nelle Marche purtroppo non c'è un centro, non è organizzata una rete, stiamo cercando di organizzarla. Ecco. Ad esempio io, che sono collegata a Todi e sono referente del centro ETA di Ancona, che è un centro specializzato in questo tipo di disturbi, che è a sua volta collegato con la neuropsichiatria, con il centro per i disturbi alimentari nell'infanzia, perché abbiamo un sacco di casi di bambini adesso, sta scendendo l'età, quindi il Salesi, quindi c'è un collegamento col Salesi. Poi siamo collegati con il centro per i DCA di Pesaro del dottor Alberto Imperiale, che è il centro specializzato nella provincia di Pesaro e Urbino per i disturbi alimentari, e stiamo cercando tutti di fare un po' rete, chi si occupa di questo, anche se le istituzioni non lo fanno, la facciamo noi, stiamo cercando di metterci in rete, di modo che quando la persona cerca un aiuto si possa accogliere la domanda e poi cercare di capire quale può essere, da caso a caso, il tipo di percorso più adatto. Da offrire, quindi dove inviarlo, come, perché le tappe possono essere diverse. C'è una prima fase diagnostica ambulatoriale dove si fa si valuta il caso, e poi dopo si possono prevedere o percorsi individuali o percorsi di gruppo, o a volte è necessario un ricovero, a seconda delle situazioni. C'è un trattamento, diciamo così, un percorso, parliamo di percorso forse, sì. Mirato proprio individualmente in base alla propria storia e anche lo stadio nel quale ci, certo, si trova, perché penso che sia anche questo, sì, importante da valutare, no? Assolutamente. E quindi una domanda che forse viene spontanea, tanto per dire come si dice di solito, è quella, insomma, quando è che smetto di fare da solo e quando è che invece, no,
mi rivolgo a un'associazione o a un professionista, insomma. Quando è che deve scattare questo, insomma, sia nel genitore o se non nel genitore, anche nello stesso individuo, il quale magari spesso si vede allo specchio e si vede bene, ma bene in realtà non sta, perché non si guarda con gli occhi di terzi, forse. Sì, diciamo che prima possibile, anche se uno sta abbastanza bene, però è chiaro che deve scattare qualcosa nella persona, non c'è cura possibile se non c'è una domanda, non c'è un riconoscimento di un malessere, che non può essere neanche, uno può anche dire io in fondo con questo corpo sto bene così magro, però in fondo a volte alcune ragazze vengono e dicono io non voglio cambiare il corpo, ma mi rendo conto che non sto bene dentro, non sono libera, e questo importa, qualunque sia la domanda, non deve essere necessariamente legata al cibo. Questo è importante, è il fatto che ci sia una domanda di aiuto e che tutti capiscano che non è necessario, anche le ragazze sappiano che possono chiedere aiuto anche pensando di non voler cambiare, non toccare la questione col cibo, ma chiedere aiuto perché magari sentono che non stanno bene da un altro punto di vista, ed è da lì che si parte comunque, si parte è sempre quello la cosa più importante. Dottor Nasolini, prima possibile, diceva la dottoressa, quindi... Prima possibile. Sì, sì. Andare... Ci sono, l'ho accennato prima, delle modifiche del comportamento che devono fare, quantomeno innescare la domanda anche nel familiare, insomma, quindi magari siccome il sintomo, come diceva la dottoressa, il sintomo ce l'hanno i pazienti, la famiglia non ha un sintomo, bisogna che anche la famiglia si crei questo disturbo, questo e quindi cominci un attimino a interrogarsi, ed essere per prima quella di ricorrere a un terapeuta che possa quantomeno aiutarla ad inquadrare il disturbo, a capire se siamo di fronte a un problema serio o meno. Questo purtroppo, come diceva la dottoressa Santini, non è semplice trovare questi centri, e non per questo la Mi Fido di Te si è impegnata qua insieme alla dottoressa a creare qualcosa che possa operare. Proprio qui a Fano, un'anticipazione, proprio in questi giorni è nato un centro che deve essere comunque un centro interdisciplinare, quindi che deve coinvolgere più figure, non solo il psicoterapeuta, ma anche il nutrizionista, anche l'internista, anche altre figure, l'endocrinologo, il nutrizionista. Certo. È nato un centro che si chiama Percorsi, che appunto vuole dare una risposta qui locale a queste problematiche. E questo centro sarà ovviamente in rete con tutte le altre strutture che con difficoltà, come diceva la dottoressa, stanno operando nella regione. In realtà il problema più grosso è che, nonostante ci sia un impegno del Ministero, dopo un consenso sulle buone pratiche nel trattamento dei disturbi alimentari, che prevedeva per ogni regione la creazione di questa rete pubblica che partisse dall'ambulatorio, arrivasse fino al ricovero in centro residenziale e nel post ricovero, quindi nel seguire le idee, tutto questo non è stato messo in piedi, soprattutto nelle Marche, ma non solo nelle Marche, non siamo gli ultimi. E a fronte di questo c'è anche una difficoltà poi ad accedere ad altre strutture che sono fuori dalla regione. Questo perché non vengono autorizzate l'impegno di spesa, pur essendo, anche questa è un'anomalia tutta italiana, il centro di Todi, per esempio, che è un centro pubblico dell'ASL, allora bisogna comunque avere l'autorizzazione per andarci, perché comunque c'è un impegno di spesa per la regione. Questa non viene quasi mai data. Solo attraverso una rete di professionisti preparati nel settore si riesce ad ottenere poi anche un qualcosa di più per poter accedere a questi centri di riferimento a livello nazionale, perché altrimenti la singola famiglia, la singola persona non riuscirà mai ad avere un'autorizzazione. Bene, cari amici, speriamo di avervi fatto, per quanto era possibile fare in questa mezz'oretta che dura il programma, un quadro più o meno a livello così emozionale e personale di questo problema, di questo disturbo. Abbiamo capito anche, grazie al dottor Nasolini e alla dottoressa, qual è il movens giusto, quali sono i passi giusti da fare. C'è un'associazione, certo, se il nostro sistema nazionale facesse un passo in avanti verso questa
questo disturbo e sarebbe d'aiuto per tutti quanti, per chi ne soffre e anche per chi gli sta vicino. Grazie dottoressa, grazie per il suo supporto e anche grazie al dottore per essere sempre così preciso ed esaustivo e alla dottoressa per inquadrare sempre nell'alveo giusto la dimensione del problema. Grazie ai nostri ospiti, vi abbiamo dato questa ulteriore puntata di Dopocena che termina qui e io vi rimando alle prossime. Grazie e arrivederci a tutti voi.